Ciao a tutti, oggi è giovedì 17 maggio 2018. Sono qui dove c'è il bar Cangiassi, vedete? Il bar Cangiassi è l'unico rimasto dei tre bar dei giardini. Erano andati tutti e tre al bando per la vendita. Due li hanno abbattuti, adesso si aspetta la sorte di questo qui e si vedrà se fare ancora un bando oppure usarlo in altra maniera, che sarebbe la cosa più valida, oppure demolirlo. Allora, vedete innanzitutto questo. Causa le grandi siepi, vedete qui come sono alte le siepi, che io ho chiesto ripetutamente di abbassarle almeno a 80 centimetri in modo che si veda quello che sta cagando e quello che sta pisciando, ma purtroppo qui c'è gente che latita, probabilmente è gente che vuole che questa zona rimanga in questo stato di degrado. Allora, adesso qui c'erano i bagni del Bar Cangiassi, oltre quella porta che è stata chiusa, ci sono ancora i servizi, ma la porta è stata bloccata. Allora, tutti i servizi vengono fatti qui, vedete? Anche questo è ampiamente documentato da anni. Poi dopo non è finita, perché vedete? Vedete qua? Queste qua sono tutte urinate. Pisciano qui, corre lì. Questo, dietro questa siepe, c'è un puzzo tremendo, eppure non gliene frega niente a nessuno. Eppure guardate qua, guardate qui, queste qua sono tutte urinate. Probabilmente c'è gente a cui piace che vengano qui a pisciare. Questo perché? Perché sono anni, se ben dal 2014 o 2015, che io chiedo che in questi giardini vengano piazzati nei luoghi ameni, ovvero un po' discosti, dei bagni chimici, però hanno paura che vadano i drogati, che si vanno a punturare, che vanno a spacciare, e allora ci teniamo questa roba qua, ce la teniamo, non possiamo usufruirne, perché chi viene qua è obbligato a scappare via. Allora, sarebbe molto più semplice queste siepi, santo Dio, abbassarle, non ci vuole tanto. Adesso provo a fare un giro qui dietro a vedere che cosa c'è. Questo qui è Corso Crimea, vedete? Qui c'è gente che si siede su queste panchine, e a questa gente qua ci darei delle medaglie per il semplice fatto che hanno il coraggio di sedersi. Probabilmente, come ci sono gli scarafaggi che prediligono la merda, ecco qua che c'è gente che si siede su questa panchina per gustarsi la merda. Vedete? Questo qui è un vaso che era per terra, che si era rotto perché è stato buttato a terra. Non pensate che vada a terra da solo. Va bene. Allora, questo qui,
Vedete, omaggio a Borsalino, che bello omaggio che gli fanno a Borsalino, che gli fanno dove cagano e dove pisciano. Questo è il ringraziamento del comune, a una ditta che ha dato da mangiare a tutta Alessandria. Va bene? Ok. Ciao a tutti.